Alessia Mancini uno scorfano? Flavio Montrucchio la difende video. Flavio Montrucchio difende la moglie Alessia Mancini, paragonata ad uno scorfano da Chiara Nasti. È passata solo una settimana dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi eppure ne sono successe già delle belle. Ci sono stati i primi litigi e le prime battutine di poco gusto. Alessia Mancini, ad esempio, è stata paragonata ad uno scorfano. Autrice di questo paragone è la fashion blogger Chiara Nasti. Quest'ultima, dopo aver avvistato uno scorfano in mare, lo comunica a Eva Enger, sottolineando il paragone tra il pesce e l'ex velina di Striscia la Notizia. A questa osservazione Alessia non ha potuto controbattere, chissà se lo farà questa sera, perché le due rivali si trovano su spiagge differenti. La Mancini si trova sulla spiaggia dei Major con a capo Francesco Monte, mentre Chiara Nasti è sulla spiaggia dei Peror, capitanata da Giucas Casella. Il riferimento, però, non è passato inosservato al marito dell'ex velina di Passaparola, Flavio Montrucchio. L'ex concorrente del Grande Fratello ha postato un video particolare sul suo profilo Instagram. Con uno scorfano tra le mani ha mostrato le differenze tra questo e sua moglie Alessia. Il video di Flavio Montrucchio. Flavio Montrucchio ha usato "Consigli sullo scorfano" come titolo della clip. Ha scoperto, dopo 15 anni, di essere un gran conoscitore di un pesce particolare, lo scorfano. Io e lo scorfano ci conosciamo benissimo, sono queste le prime parole del video postato dall'attore. Volevo darvi qualche consiglio su come trattare al meglio questo pesce. A dispetto del suo aspetto all'interno un gran segreto. Continua poi Flavio. Chissà trattarlo bene, stando attento alle spine, alle squame, al suo interno ha una carne dolcissima e soprattutto è la testa che conta, dice prima di concludere il marito della Mancini. Mi raccomando, lo scorfano, trattatelo bene e abbinatelo bene e conclude con questo consiglio. Certo è che si tratta di una chiara risposta alla fashion blogger Chiara Nasti. Non ci saranno più di questi problemi tra le due perché quest'ultima ha abbandonato l'isola. Il litigio tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Alessia Mancini e Cecilia Capriotti sono state le protagoniste di un litigio. A farlo scoppiare è stata una sigaretta fumata in bagno dalla bomba sexy. Peccato che dopo di lei, in bagno, è andata l'ex velina. Quest'ultima, non tollerando l'odore del fumo, ha rimproverato la rivale e le due hanno litigato.